cioè ha suonato per 20 minuti tenendo una tensione pazzesca. Io ci ho sentito una storia. In ogni secondo che accadeva questo, io sentivo tante piccole storie concatenarsi tra loro. E questa cosa qua è veramente rara da sentire in un batterista, perché la batteria non ha note, capite? Non è uno strumento che emette note, armonico, melodico. Cioè, può essere melodico appunto come lo suona lui. Giovanni ha parlato di storie all'interno, cioè lui ha visto e ha sentito storie in quello che suonavi, e tu hai tenuto gli occhi chiusi per praticamente tutto il tempo della tua performance. Ma nella tua mente che cosa visualizzi? Il fatto di suonare da solo così è abbastanza difficile, soprattutto quando si incomincia a pensare. Non si deve pensare, come dicevamo prima, il primo colpo è decisivo, ti manda quel a una parte, e di là devi costruire qualcosa. Soprattutto non pensare a quello che sta suonando, e pensando sempre a quello che viene dopo. Ma non posso dire che oggi ho riuscito bene, perché con un po' di stress, un po' di... a volte funziona. Quello che cerco a fare è a dimenticare che sono dietro la batteria, e non è che vedo un colore, un paese, qualsiasi cosa. È solo che mi sento sopra lo strumento, che è tutto va... a volte capita, tutto va bene, tutto arriva, le idee arrivano così, tu prendi questa qua e poi vai là, e se fosse l'idea che ti arriva non ti va bene, cerchi di fare... Il gioco è questo, cerco di fare qualcosa di bello con un'idea brutta. Questo... Abbiamo bisogno di un po' di serenità, non è che capita sempre. E il problema è che io non preparo qualcosa, vengo e faccio come faccio nella mia cantina. A volte funziona, a volte no, ma va bene. È un rischio della musica improvvisata. È totalmente improvvisata, con ovviamente delle cose che ogni tanto faccio, delle cose che ho già fatto mille volte, ma queste cose mi aiuta a pensare per uscire. Ecco, questo può andare, può suonare 2 ore, tra le 2 ore e poi 30 secondi senti che fai qualcosa che non hai mai giocato, e questo è la ricompensa, come si dice, il regalo della musica improvvisata, e di poter se rendere conto, potersi rendere conto che tu giochi qualcosa che tu non hai mai giocato, che stai suonando qualcosa che non hai mai suonato. Beh, e questo è il visto, ci abbiamo è quel gioco, questo è il gioco. Parlavamo oggi pomeriggio con Giovanni che va bene, ci sono dei batteristi, dei musicisti che fanno sempre tipo masterclass, con questo nome un po' masterclass, e che preparano delle cose. Allora non è lo stesso discorso. Io sono veramente un musicista sauvage, come di sauvage? Selvaggio. Ecco, a volte ho riuscito e a volte non riesco. Oggi è metà. Brutto, è stato. Altra domandina, su. Non che bacchette usi, no? No, non ci muove sopra. Allora? Prototipo. Nessuno domanda? Su, vai Sal, chiedo io. Sono domande di rito. I musicisti che ti hanno, diciamo, cambiato la vita, e poi se hai una classifica, anche 3 album che sono stati fondamentali per te. Allora, i musicisti che mi hanno cambiato la vita, tanti. Capita,
non sempre, ma di suonare con delle persone, una persona che... Infatti, quando hai finito, non sei lo stesso. Hai veramente... ti sei arricchito. Sì, di questa persona. Questo arriva con delle persone conosciute e delle persone sconosciute, che arriva qualcuno che ti fa qualcosa, un ambiente, che bello. E poi i dischi, sì, abbiamo parlato di questo oggi pomeriggio, i primi dischi che avevo a casa, vinil, in 58 o 60, sono i dischi di Oscar Peterson, con Ray Brown e con Herb Bellis, che sarebbe un trio, piano, contrabbasso, chitarra, senza batteria. È mio padre che suona la batteria, che c'ho ancora, che tocco legno, tocco anche ferro per l'Italia, e mi faceva lavorare con questo trio, con il Teppa. Questo mi ha fatto entrare nel mondo della musica veramente. Quando ho iniziato a suonare. Poi abbiamo parlato anche di un disco, perché quando ero giovane, cioè 12 anni, avevamo pochi dischi a casa, e uno dei Conan Balladerlé con Roy Haynes, che sta sempre lì, che suona benissimo. E questo mi ha fatto a andare avanti. Solo che non ho mai provato di fare quello che lui faceva, un altro batterista. Questo per me è una cosa, è vietato per me. Si può fare, si può copiare, e poi lo metti nella valigia dietro, un po' di questo, un po' di questo, un po' di questa musica, un po' di questo vecchio cosa, un po' di questo moderno, poi lo metti qua, poi esci. Quello che c'hai tu dentro, perché abbiamo ognuno di noi, abbiamo una piccola fiamma qua che domanda nello stesso modo abbiamo tutti un viso differente, abbiamo tutti una maniera di fare la musica, e quello che personale. È quello che dobbiamo lavorare, non dire io voglio suonare come lui, e tu mi dici, bon, i dischi ce l'ho ascoltato tanti, me lo ascolto, poi lo dimentico. È l'unica modo di non bloccarsi su un pianista, un batterista. Ci sono tanti, dobbiamo prendere da tutti, e soprattutto suonare con amici, come faremo dopo. E questo è il vero, quello che mi fa andare avanti è questo. Fare solo di batterie, quando arrivo sono contento, ma è un po' pesante, perché è difficile. E non è il mio progetto. E bon, i dischi tanti, come... Non lo so se ho detto. No, detto anche Frank Sinatra l'hai detto. Ah no, poi sì, io vivevo in mezzo a una famiglia, mio padre musicista, e c'era Frank Sinatra, Count Basie, Ella Fitzgerald, Mel Tormé. Conoscete Mel Tormé? Geniale. Mel Tormé, Nat King Cole, tutti questi. Ma anche in questo tempo noi parliamo sempre di musicisti americani, va bene perché sogno americano, va bene, ma anche in Francia e in Italia c'era di musicisti fantastico, anche in Francia. Io in quello che ho ascoltato prima ho notato un grosso equilibrio fra i vari timbri di tutta la batteria, di tutti i pezzi della batteria, tra i tamburi e i piatti, e anche un grandissimo senso della dinamica. Soprattutto ho notato come colpivi la cassa anche in maniera impercettibile, quanto il suono ti aiutava. Come sei riuscito a raggiungere
questo equilibrio fra i vari suoni e quanto questo ti aiuta quando suoni da solo e quando suoni con gli altri? Eh sì, è molto, molto differente. Io parto dal principio che la batteria come è, non è che la batteria è solo il rullante e la cassa. Questo è terribile. Quando viene con tutto è importante. Non è che devi fare sempre il tempo con la cassa. Quando sei da solo, la cassa diventa come un tome, un piatto, un cerco. A me piace queste cose. Perché c'è surprenant. C'è surprenant. Come dici surprenant? Sorprendente. Sì. Fare una sola di così, in questo genere, dà delle colori, cambia sempre. È quello che mi piace. Ancora che oggi non ho fatto bene, ma quando... Vi ha sorpreso o no il suo assolo? Sì, giusto. Io volevo fare una domanda forse un po' difficile. Se è possibile avere, dico tre, ma basta anche uno, consigli che siano tecnici, che siano spirituali, per diventare un buon musicista, un buon batterista, cioè tre cose, tre, cinque, dieci, dalle quali non si può assolutamente scappare, che bisogna assolutamente avere, fare o per cui passare per diventare un grande musicista. Non ho veramente la risposta, ma posso dire delle cose. Spirituale, sicuro. Tecnica, un'altra cosa, tecnica si lavora, anche il spirito spirituale, la passione, devi avere la passione per la musica in generale, anche per lo strumento da solo, ma soprattutto lo strumento con gli altri. E allora, spirituale sì, la tecnica si lavora, n'importa chi. No, n'importa chi può lavorare la tecnica, tutto il mondo può lavorare. Non importa chi sia, cioè tutti quanti possono lavorare, sì, sulla lavorare tecnica. La tecnica, studiare. Le spirituelle c'è più difficile. La passione ci vuole, la passione ci vuole. Poi essere al suo posto. Ego lo lasciamo alla porta. Queste sono delle cose che io ho provato. Io ego non c'ho ego. Amore di la musica, di suonare la musica con gli altri, questo sì. L'ascolto fondamentale, l'ascolto. È così che diventa un grande musicista. Se tu c'hai la passione, che c'hai la tecnica, un minimo di tecnica, poi puoi andare dove, ma un minimo di tecnica, appassionato, spirituale e l'ascolto degli altri già, e lavorare a casa, alla scuola. Avete la fortuna di avere dei professori fantastici qui. Comunque dovete lavorare quello che dice ovviamente il professore, poi sempre guardare un momento in cui il faut évidemment, ça ils ont compris, fare il lavoro che dà il professore, ma aussi garder un moment quand on travaille chez soi où on essaye d'oublier tout ce qu'on a appris. Allora, praticamente oltre a quello che è stato insegnato dal professore, dall'insegnante, bisogna isolarsi e dimenticare per un attimo tutto quello che si è appreso e metterci, diciamo, del proprio, fare del proprio. Sempre per far uscire questa piccola fiamma. Perché se vai a scuola, fai quello che dice il professore, poi vai a casa, fai quello che dice il professore, va bene. Ma poi finisce, suoni come il professore. Spiego male. No. Applausone, dai. Senti un grande, senti Herbie Hancock, senti Andrea, senti uno strumentista pazzesco. Spesso si lasciano ispirare dal suono dello strumento e vanno
e vanno, ma questo non lo fai se stai a pensare adesso suono quella cosa, adesso suono quell'altra cosa, ora faccio quell'esercizio veloce, poi metto un doppio colpo, poi un doppio rullo, verrebbe fare una schifezza. E chi ti ascolta penserebbe, questa cosa non è emozionante, giusto? E niente, quindi studiare, poi dimenticarsi di come si è arrivati a quel punto dove c'è la padronanza di quello che fai, ci deve essere, ma allo stesso tempo renderla fluida. Spero che di essermi spiegato. Adesso vi ripeto tutto in francese. Je prove, giusto? Je prove. Quando lui suonava in big band si doveva suonare con le spazzole per non far troppo rumore, quando arrivava il cantante che doveva avere un po' di spinta, allora le bacchette. Quindi si è trovato un modo tutto suo e vi assicuro è stupendo di suonare le spazzole. Io sono rimasto affascinato la prima volta che l'ho visto suonare con le spazzole. Oggi finalmente sono riuscito a rubargli il suo tricks, perché l'ho filmato in tutte le angolazioni in casa, visto che eravamo da soli, e posso dire quasi che ho capito, poi me lo rivedrò rallentato e quindi imparerò per bene. Ci fai vedere qualcosina con le spazzole? Oh là là. Ragazzi, adesso suoneremo, però fammi spiegare due cosine, ragazzi.
il suo volume era, cioè, pari alle bacchette. Io gli ho sentito suonare con le band, con le spazzole, fare oltre le ballad. Era meraviglioso perché lui si cantava la canzone. Avete sentito un po'? Ok. Per entrare nella musica, bene, tu devi cantare la musica. E soprattutto, anche quando suoni la batteria, se suoni... Mi permetto. Da solo, sì. Soprattutto da solo. Se tu non puoi cantare quello che poi dopo andrai a suonare, la cosa che fai non ha senso. Avete visto, ha cambiato 7-8 velocità e cambiava la canzone mentre suonava. Non si può non fare così. Questa non è l'eccezione perché lui è un fuoriclasse. In realtà dovrebbe essere la regola. Si dovrebbe sempre cantare. Vedete chi Jared quando suona al piano? Lui si canta la frase. E quando sta su quella frase e continua a cambiare con quelle 3-4 note, cerca una cosa in più, poi toglie, poi va da un'altra parte, ma... Se la canta, la suona, nei dischi lo potete sentire, ma non è solo lui, anche Oscar Peterson quando suonava e faceva una marea di note, erano una più bella dell'altra, i suoi fraseggi erano incredibili, ma riusciva addirittura a concepirli col canto e potete sentire alcune note che lui prende, perché lui vuole arrivare col cervello a quella cosa e lo fa, anche se era velocissimo. Poi tecnicamente quello che lui ha fatto era bello, perché come ha spiegato prima era sempre lo stesso schema, la sinistra si apriva, però... riusciva a toccare diversi punti del rullante e avere un suono grosso, perché il suono da qui era bellissimo, da fuori, e non era amplificato. È favoloso, eh? Cioè, io vi rispondo un po' anche alle vostre domande, perché con lui ho parlato ieri sera e oggi pomeriggio per 2 ore, quindi faccio anche prima entrare nella domanda che hai fatto tu o magari in altre eventuali. Quando lui suona, pensa allo spazio dentro un colpo, tra un colpo e l'altro, e questa cosa si sente tanto, perché anche quando, vedete, quando si siede alla batteria e si prende il suo tempo per cercare un'altra cosa, un'altra frase... quello è lo spazio, è importante più ancora di quello che stai facendo in quel momento, come tu arriverai a un'altra frase, e il tempo che ti prendi, anche fosse un microsecondo, quello determina la bellezza del tutto. Il fatto che la tua domanda è intelligente, perché lui, io ci ho perso i mesi a vedermi i suoi video e capire come dava il colpo e come facesse essere tanto elegante. E non solo da solo con la batteria, perché con la batteria quando lo vedi suonare ti ammazzi, ma quando lo vedi suonare con la band dici, ma in più sta anche pensando a fare quella cosa, perché deve far funzionare il groove, deve far funzionare il solo, il chitarrista, cioè lui suona anche in orchestra, l'ho visto anche in big band di tanti elementi, ed era meraviglioso. In più leggeva la parte, che era tipo un foglio da qui fino a lì, con la big band di Nicolas Formel, che è un musicista strepitoso francese. Quindi c'è il suono, c'è arrivare dritto allo scopo e c'è l'eleganza. Guardate che è incredibile trovare qualcuno che possa racchiudere tutte queste cose insieme, perché lui è un fuoriclasse mondiale, ce ne sono al mondo altri 3-4 così bravi, e oggi lui è qua, quindi facciamo un altro applauso. E spesso pensiamo, ma questi grandi musicisti quando suonano, quando pensano a questa cosa, ma staranno pensando? A volte pensiamo, ma no, sicuramente gli verrà naturale. Non gli viene naturale, perché comunque lui si dimentica di tutte queste cose perché le ha interiorizzate, ma si è passato i suoi anni in cantina a praticare. Suo papà, come mio papà, era un batterista, quindi immaginate quante cose, come cresci quando c'è un papà di batterista, un fratello batterista, un figlio batterista che è bravissimo e canta anche, bravissimo. E quindi... il fatto di pensare, di porsi in un certo modo, di essere come dire, visivamente a posto, oltre che sullo strumento, lui ne parla, perché ci ha proprio pensato, non è che sta mettendo a caso quella cosa, si è proprio messo lì, probabilmente, io non lo so, ti esercitavi davanti anche uno specchio negli anni in cui studiavi, pensavi,
Avevi uno specchio davanti per vedere i movimenti? No. No, ho detto una stronzata, lui non si agitava davanti allo specchio. No, ho imparato dopo, no, perché devo dire una piccola cosa. Che se non leggi la musica non puoi andare a suonare con l'orchestra, fare colonna sonora di film, subito, 3-4 devi suonare. E poi leggere la musica è molto, è molto buono per la memoria visuale. La memoria visiva. E quando leggi la musica non è che leggi questa battuta e poi questa battuta. Tu leggi questa, sei qui da suonare, ma sei già lì. È importantissimo. Poi è molto all'inizio è un po' pesante, ma poi è divertente, è molto divertente. Sapete quanta gente c'è al mondo che non conosciamo, ma riesce a fare questo lavoro perché ha qualità eccezionali? Ce ne sono un po'. Quindi quando pensate, io sto in una scuola, mi sto impegnando abbastanza, sto facendo quello che devo fare, pensate ai maestri cosa dicono e che esperienze vivono e cosa succede. E prendiamo sul serio questa cosa, perché come lui mi diceva, come tuo papà ti diceva, anche il mio mi ha sempre detto, quando vai a fare un lavoro, stai suonando in trio, stai suonando in un'orchestra di spettacolo, comunque stai suonando per una situazione che non sei in televisione magari, oppure stai facendo una cosa di altissimo livello, tutto deve essere trattato come se fosse il concerto più importante della tua vita. Devi arrivare preparato, devi arrivare puntuale. Aggiungi tu qualcosa. No, vai. Tanto siamo quasi vestiti uguali, quindi posso dirlo, posso spacciarmi. Insomma, la professionalità è importantissima anche in qualsiasi tipo di lavoro. Il fatto di poterla pensare così ti predispone a diventare quello che tu vuoi diventare. Insomma, fatevi un esame di coscienza. Quando andate a fare un concerto e vi arriva il musicista che magari non ha studiato, in più arriva tardi, poi ne arriva un altro che magari arriva con la canottiera e in più non ha studiato e non ha dormito per 3 giorni, cosa fareste se voi foste il capo di quella band? No? Quindi non si deve mai trascurare nessun tipo di lavoro, perché se si pone dall'altra parte voi vorreste il meglio e quindi dovete dare il meglio, il massimo. Allora ci saranno probabilità che sempre più cose belle accadano, perché se lui fosse andato a suonare non preparato in tutte le cose che ha fatto, e ne ha fatte tantissime, pensate se fosse andato da Ray Charles in ritardo. Ciao Ray Charles, scusa, sono arrivato 4 ore dopo, dai, qual è il pezzo che devo fare? Non si fa così, ok? E siccome lui ha fatto una marea di queste cose e le ha trattate tutte con estremo rispetto, vi dico, pensate anche a queste cose, dal piccolo trio in soffitta con i piccioni che entrano e escono a la grande big band o il grande lavoro pop, non c'è un lavoro meno importante di un altro. Preghiamo. Ora io so che André non vede, fammi l'ultima domanda e poi facciamo il momento. È una domanda interessante. Andrei, come faccio a dirgli di no? Sai cosa mi ha chiesto? Un assolo di timpano, perché ha sentito una tua registrazione dove suonavi solo, quasi solo sul timpano, poi usava anche casse rullante, ma principalmente sul timpano. Tipo vecchio... Beh, è una domanda bella. Gli facciamo un assolo di timpano? A me non interessa, poi anche non fa. Cioè, non è che adesso... In realtà l'ha pagato. Bravo Pasquale. Una cosa breve, sì. 2 minuti.
favoloso, favoloso. Eh sì, cantava il pezzo e poi sentivate lo spazio mentre, cioè, una terzina si sentiva tutta. Secondo me è giunto il momento di far entrare i nostri due ospiti e di suonare un pochino. Vi va se suoniamo un mini concertino? Eh? Thank you.
è bellissimo perché ascolta un sacco, come ha detto prima Andrea, ascolta tantissimo e quindi è molto facile ascoltare lui e capire cosa sta succedendo, la stessa cosa. Basta, è importantissimo. E ora andiamo da Pancio, sì, un po' più lungo, così facciamo. Ma per me è come suonare su, è come volare, è come essere accompagnati da una nuvoletta che ti porta leggero e sentire nel mentre sotto tutta la storia della musica che ho sempre amato, le cose belle che mi sono piaciute nei dischi, le ho ritrovate stasera. Mi sento quasi a disagio io di pensare di non poter onorare questa maestria e allora c'è la testa che inizia a pensare e invece bisognerebbe lasciarsi trasportare. Questa è l'ispirazione che un artista del genere può dare, che a me dà. Quindi la storia e la libertà. Basta? Dai, basta così. Vai, veloce, addio. Sì. Siccome togliete il faro, Andre. Sono qua, destra, eccolo. Siccome io la conosco, ho visto suonare spesso con Silvia Luke, Stefano Di Battista, come cambia il suo modo di suonare in trio con un chitarrista piuttosto che con un pianista o in una big band? Come dicevo prima, basta essere al posto suo, con le orecchie. All'ascolto di quello che all'ascolto dei musicians avec qui on joue, c'est fondamental essere all'ascolto dei musicisti con cui sogniamo, al servizio di chi suoni, ecco, cercare di sublimare tutto quello che sentiamo senza dare fastidio, non troppo, non, ecco, com lasciare andare la musica e così va benissimo. Possiamo fare di meno, possiamo fare di più, ma abbiamo trovato un equilibrio subito, sia il suono sia il modo di suonare, che facciamo questo vocabolario comune che abbiamo un tipo di jazz moderna, ma non troppo, perché può andare, la musica non si finisce mai. Ma la cosa fondamentale è l'ascolto, sempre così, aiutare o non suonare o suonare di più, tutti, facciamo tutti così. Non so che cosa dire. Io dico anche che mi permetto di dire che siccome ho visto con chi suoni, conosco le persone con cui lavori, ma conosco anche Marco e Pancio, è una questione anche di sensibilità. È raro che delle persone non si trovino musicalmente se anche umanamente non sono sullo stesso piano. Voglio dire, se suoni con una persona che ama la vita, ma come ne parlavamo, ama la famiglia, ha un rapporto solido, e con queste cose e si gusta il viaggio, allora ti troverai benissimo anche con la musica. Ovvio, si può fare sempre meglio, ma considerate che loro stanno suonando insieme da quando avete sentito loro salire sul palco, non c'è stato nulla prima. Domani sarebbe stato diverso, magari dopodomani meglio per qualche cosa o meno meglio di stasera, però quello che li rende vicini è il fatto che hanno una sensibilità comune. Io ho chiamato Pancio e Marco e loro mi hanno detto: che bello, suoniamo con André. E Marco addirittura mi dice: ma io vengo se però mi dici che André è un tipo tranquillo e magari gli va bene come suono. E Marco ne sa, capito? Marco ne sa veramente tantissime di cose. Però è talmente umile, talmente, come dire, a servizio di quello che stanno andando a fare per la gioia di farlo, perché loro sono qui soltanto per la gioia di farlo, non ci sono interessi economici, e hanno messo il loro tempo per venire qui oggi e darvi questa cosa. E questa cosa è talmente forte che li rende uniti sul palco. Thank you.
Thank you.